Ed eccoci di nuovo insieme, come già annunciato, collegato con noi. Anche oggi andiamo a salutare Alberto Vezzani di Plastic Free Empoli. Ciao e ben trovato. Ciao Irene, buon pomeriggio a tutti. Allora, siamo qua perché a poche settimane alla fine di distanza dall'ultima raccolta ne arriva un'altra domenica 16, partendo da Ava. Ne parliamo sempre delle raccolte di rifiuti plastic free, che vedono ovviamente protagonisti, insomma, tante associazioni, il patrocinio del comune, e appunto si parte dal parcheggio di Ava proprio domenica mattina alle 9:30. Dove sarete? Qual è il vostro obiettivo intanto, Alberto? Beh, allora questa volta, diciamo, l'obiettivo è molto più grande delle volte passate e vede come protagonista il nostro caro fiume Arno. Useremo Avane come base d'appoggio e ritrovo iniziale. Ci troveremo tutti quanti domenica mattina, tempo permettendo, apro questa parentesi, è vero, al parcheggio dello stadio di Avane, per poi insieme confluire verso quella che si chiama Via del Pozzo di Avane, dove ci sarà il punto di raccolta per Alia. Da lì ci divideremo in due squadre, la prima andrà verso l'ospedale, quindi verso il centro di Empoli, mentre la seconda andrà verso Riottoli e Pagnana per la pulizia appunto dell'argine dell'Arno. Argine e non solo, perché comunque abbiamo individuato con il sopralluogo, con le figure del comune, come avevi citato te, anche altre aree vicino alla polisportiva Avane che necessitano di una pulita. Quindi avete già fatto un sopralluogo, chiaramente anche per capire poi che tipi di rifiuti ci sono, immagino, no? Anche logisticamente, per sapere come agire. Sì, anche perché comunque è una cosa che l'associazione ci obbliga di fare, non soltanto di chiedere il patrocinio come hai detto te, ma anche di fare dei sopralluoghi, delle messe in sicurezza per, certo, i volontari, per evitare in primis di farsi male e in seconda specie di capire cosa andremo a combattere, chi troveremo di fronte. In questo caso ci sono dei rifiuti ingombranti in quella che è, diciamo, viene chiamata la casa sull'albero dietro l'argine di Avane, e di conseguenza, scoperta questa cosa, ho allertato Alia, esatto, per fornirci del materiale idoneo per poter prendere questo materiale pesante, appunto. Esatto, e poi interverrà, immagino, per lo smaltimento, come già ci hai raccontato altre volte. Sì, 16... come le altre volte. Esatto, 16 maggio, quindi domenica prossima, finalmente raccolta in zona gialla. Chi potrà partecipare stavolta, Alberto? Ecco, questa è la grossa differenza, Irene, rispetto alle volte scorse che ci siamo visti, perché le altre due raccolte, come hai ricordato te, si sono fatte in zona arancione e quindi soltanto potevano partecipare soltanto i residenti nel comune di Empoli. Stavolta invece potranno venire tutti, potranno venire praticamente da tutta la Toscana. Quindi, visto che il 16 maggio in Toscana Plastic Free c'è soltanto a Empoli e ad ora a Saminiato, mi aspetto una grossa partecipazione rispetto alle volte scorse. Quindi sono tutti ben invitati, ci sono già numerosi partecipanti e vedremo di fare un lavoro anche più grande delle volte scorse. Ok, quindi insomma sarà a voi poi cercare ovviamente l'attenzione, le giuste distanze. È vero che insomma essere all'aperto sicuramente facilita, però insomma per non creare assembramenti poi, no? Certo, ci sono comunque da seguire sempre le regole base, l'informativa anti-Covid è la prima cosa che seguiamo a queste raccolte. Siamo comunque in spazi aperti, siamo tornati finalmente in zona gialla e soprattutto il percorso, che è più grande dei percorsi precedenti, ci consentirà in primis di dividersi in due squadre e in secondo luogo di separarci adeguatamente e stare a distanza anche al punto di raccolta. Quindi non ci sarà bisogno di iscrizione, diciamo, come l'altra volta, no? Non c'è, diciamo, questo tipo di monitoraggio, si può comunque magari, no, decidere di farsi trovare appunto domenica alle 9:30 al parcheggio dello stadio di Avane magari e unirsi a voi. Allora, l'adesione è sempre obbligatoria per, okay, questo tipo di eventi. Si può fare anche la mattina stessa, ci vuole un secondo per chi ha possibilità di accedere tramite social o comunque al sito Plastic Free Onlus
o altrimenti anche in forma cartacea per quelle persone sprovviste appunto di mezzi tecnologici. Comunque l'adesione, tendo a ricordarlo, è sempre obbligatoria per i fini del Covid, appunto, di una rintracciabilità in caso di eventuale contagio. Forse l'altra volta non te l'avevo chiesto, ma è possibile partecipare anche per i minori, per esempio, cioè magari un'età consigliata, per magari no, però per sensibilizzare chiaramente anche i più giovani? Assolutamente sì, è possibile fare anche i minori e sicuramente tutte le persone sono invitate a venire e a partecipare alla raccolta. Per quanto riguarda i minori c'è un'iscrizione a parte che va fatta sul sito Plastic Free Onlus e ovviamente ogni minore deve essere accompagnato da un maggiorenne, quindi da una figura come può essere un genitore. Mi ricollego al fatto della sensibilizzazione che mi hai detto te, per dire appunto che l'iniziativa è aperta anche alle scuole. Infatti ci premeva anche parlare di questo, intanto ricordando, no, che Plastic Free è una realtà grandissima, una onlus che vede poi appunto diciamo centri in tutto il mondo praticamente, e anche sul nostro territorio ce ne sono tantissimi, e in particolare a livello nazionale c'è proprio l'organizzazione di questi laboratori, no, nelle scuole, per sensibilizzare appunto i più piccoli a quelle che sono le tematiche ambientali. Ci vuoi raccontare più nel dettaglio di cosa si tratta? Sì, allora, come detto la prima volta, Plastic Free si dirama sostanzialmente in tre aspetti: quello delle raccolte, di cui abbiamo parlato fino adesso, la sensibilizzazione, quindi la campagna scolastica, e in terza specie le adozioni appunto di quegli animali marini in difficoltà, come la tartaruga, che è il nostro simbolo e che abbiamo sposato sin da subito. Per quanto riguarda la sponsorizzazione scolastica, diciamo che per le scuole è stato fatto un progetto ad hoc dal presidente dell'associazione per invogliare in primis i ragazzi a partecipare, quindi sensibilizzandoli attraverso video, attraverso iniziative anche nella scuola, e in secondo luogo appunto a creare delle figure all'interno della scuola come una sorta di docente referente che possa anche consigliare a sua volta una location futura vicino alla scuola per organizzare una raccolta con i ragazzi. Si parla di sensibilizzazione, ma si parla anche comunque di depuratori d'acqua. Come abbiamo detto l'altra volta, a Empoli il vice sindaco, l'assessore all'ambiente stanno facendo dei lavori eccezionali per quanto riguarda questa cosa, e quindi hanno messo un sacco di fontanelli oltre ai già esistenti, e così Plastic Free vorrebbe fare in futuro per tutte quelle scuole che vorranno aderire al progetto, mettere una sorta di colonnino di acqua potabile e invitare quegli studenti a non portarsi più la bottiglietta d'acqua di plastica, ma una borraccia fornita dall'associazione per prendere quest'acqua. Beh certo, sicuramente un'ottima abitudine da imparare insomma fin da piccoli, questo proprio per sottolineare l'importanza, no, di imparare a muoversi in questo mondo con un maggiore rispetto fin da piccoli, che sicuramente è alla base poi anche dei comportamenti futuri. Allora io ti ringrazio come sempre Alberto, non so se c'è qualche altra informazione che vuoi dare agli ascoltatori, magari nel caso appunto volessero partecipare alla raccolta di domenica. No, come ricordo a tutti, l'adesione è obbligatoria e potete trovarci sul sito plasticfreeonlus.it, allo spazio eventi scorrendo troverete al 16 maggio Empoli, e lì inserendo i vostri dati anagrafici molto velocemente sarete poi contattati da me o comunque da altre figure responsabili dell'evento e inseriti in un apposito gruppo WhatsApp per comodità, dove riceverete tutte le informazioni necessarie per partecipare domenica mattina, sia per quanto riguarda il materiale da portare sia per quanto riguarda l'aspetto proprio logistico dell'evento, quindi certo, vi aspetto tutti numerosi per provare a battere il record della scorsa volta a Santa Maria. Giusto, grazie allora Alberto, a presto con queste e altre iniziative di Plastic Free, ciao. Grazie a te Irene, un saluto a tutti. Liberi tutti, liberi tutti.